Io ho sentito, ho sperimentato che un sinodo dei pastori, vescovi e pastori, anche la partecipazione dei laici, famiglie, ci ha molto dato. Il risultato è molto coerente, ciò che abbiamo oggi dunque discusso, veramente un testo aggiornato, coerente, che merita summa cum laude. Ci sono cose molto chiarite e il linguaggio teologico ben elaborato. Poi, dunque, la pastorale, abbiamo insistito sulla pastorale, la misericordia vuol dire ungere la gente per guarire la gente e non mandare all'inferno. Adesso noi aspettiamo del Santo Padre diciamo, un discorso, un comportamento riguardo tutte queste ferite nelle famiglie, una parola profetica che accoglie e ama, e noi pastori dobbiamo seguire ciò Gesù che ha vissuto con tutte queste persone un po' marginalizzate. Io aspetto un testo molto forte, chiaro, che dà tanta speranza a questa gente che aspetta, soprattutto nel nostro mondo che ha tante difficoltà. E per noi nel Medio Oriente, in un'atmosfera musulmana, aspettiamo anche una cosa forte, una parola di solidarietà e vicinanza verso queste famiglie perseguitate, sfollate. E guardare anche la nostra dottrina, dunque, tutto questo deve essere alla luce della nostra fede.